Organizzato dall'Assessorato regionale all'energia presso la sede pescarese della Camera di Commercio di Chieti Pescara, il convegno sulle opportunità e le competenze delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla transizione energetica è stato l'occasione per fare il punto sul processo di decarbonizzazione degli edifici pubblici e di semplificazione delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nicola Campitelli, assessore regionale all'energia, spiega quanto fatto dalla Regione per raggiungere l'ambizioso obiettivo della decarbonizzazione. Partiamo dal presupposto che non ci può essere una transizione energetica se non accompagnata da una transizione culturale, che significa formare chi opera in prima linea e quindi formare gli amministratori comunali, i tecnici dei comuni che poi sono chiamati a dare delle autorizzazioni. Attraverso Edison, che la Regione Abruzzo ha individuato attraverso un avviso pubblico, riusciamo a fare sistema, quindi regioni, comuni e Edison, per formare in effetti i tecnici per accelerare questa transizione energetica che ormai è in atto. Ci sono dei progetti che avete già in piedi come regione proprio per favorire questa transizione energetica attraverso la decarbonizzazione? Abbiamo intercettato fondi importanti per le comunità energetiche, 94 milioni di euro, dove prevale il principio che l'unione fa la forza, cittadini che si mettono insieme per produrre energia green attraverso il fotovoltaico. Abbiamo intercettato 89 milioni di euro per le bioenergie, quindi rifiuti non più come un problema per i cittadini abruzzesi ma bensì come una risorsa. Abbiamo intercettato 25 milioni di euro per la produzione di idrogeno nelle aree industriali dismesse. In Abruzzo partiranno 3 impianti di produzione di idrogeno proprio a sostegno dei nuclei industriali. Dall'altro canto abbiamo invece aggiornato tutta una normativa ormai che era obsoleta. Siamo stati una delle primissime regioni a redigere una norma per le comunità energetiche, proprio per sviluppare e implementare le comunità energetiche nella nostra regione. Per centrare l'obiettivo della decarbonizzazione, la regione si avvarrà di un partner importante come Edison, che in Abruzzo realizzerà progetti incentrati sulle energie rinnovabili, come spiega Lavinia Bellioni, responsabile degli affari istituzionali territoriali di Edison. Per noi oggi è una giornata importante perché è la prima iniziativa di attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Abruzzo, che si compone di una serie di iniziative e attività a supporto del territorio. Obiettivo principale: trovare quegli strumenti che possono abilitare una reale decarbonizzazione del territorio, partendo dalle fonti di produzione di energia rinnovabile. Tra le fonti rinnovabili in Abruzzo, quali sono quelle sulle quali punterete? Edison ha un piano industriale al 2030 di 10 miliardi, di cui la metà è dedicato allo sviluppo di fonti rinnovabili. In particolare, di questi 5 miliardi di piano industriale investiti nelle rinnovabili a livello nazionale, il 10% sarà dedicato in Abruzzo nello sviluppo dell'eolico.